Ringrazio la Presidente Bernardi per aver ricordato l'importante lavoro che in questi 4 anni abbondanti di coesione di stessa sta portando avanti, tenendo presente davvero suggerimenti di tutti, operatori del settore, avvocati, magistrati che in continuazione vengono uniti per orientare le scelte legislative e migliorarle in termini di operatività ed efficienza. Ma abbiamo sentito da ultimo appunto l'importanza della memoria, l'importanza del parlamentare. Quindi credo che davvero su questo aspetto, soprattutto Carlo Palermo, può prendere a loro per dare il suo contributo odierno all'incontro di oggi e aiutarci a rappresentare meglio, per cui che ha vissuto così direttamente quegli anni, che cosa rammenta di quei periodi in cui ha condiviso iniziative anche proprio con Giorgio Falcone e con Paolo. Grazie. Ecco, dunque, siamo nel 2017, esattamente 20 anni fa, era il 97, e io ero all'epoca avvocato di parte civile nel processo di Capaci, difendevo la parte offesa a Schifani. E il mio intervento cadde esattamente alle ore 17 del 23 maggio. E fu una coincidenza che in particolare mi provocò anche una sensibilità in tutta la rievocazione, nella quale personalmente evidenziai qualche cosa che oggi può ricordare un magistrato che era presente in quel giorno alla mia sinistra, Tescaroli, Luca Tescaroli, che svolgeva le funzioni di pubblico ministero. E già allora si parlava di mandanti occulti, di presenze esterne, di soggetti che erano al di fuori del livello semplicemente esecutivo della strage. 1997. 1992 ero qua in questo palazzo, ero deputato, e ho vissuto quel periodo omicidiale che fu degli anni 92 e 93, vissuti all'interno. 10 anni prima, 1982, ero giudice istruttore a Trento e è stato l'anno chiave in quella che fu la mia inchiesta e nei miei rapporti con i colleghi siciliani. È stato esattamente nel 92 che è nato il rapporto processuale tra il sottoscritto, Ciaccio Montalto, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Rocco Chinnici. La fine che hanno fatto è stata nel periodo successivo. Le indagini che avevamo negli atti dei nostri processi riguardavano almeno i 10 anni prima. Arriviamo al 70. Perché qui, ecco, dobbiamo capire un attimo il significato di ciò che facciamo oggi, il significato che hanno queste rievocazioni, varrebbero poco se fossero solo un ricordo, ricordare. No, io credo che ciò di cui si deve
deve parlare, ed ecco l'importanza del libro che ci troviamo a commentare, è tenere presente che una cosa è il ricordo, ma il vero discorso più importante è che ancora non è stata scoperta la verità né sulla strage di Giovanni Falcone, né quella che riguarda Paolo Borsellino, né quella che riguarda la mia, né quella che riguarda questi altri magistrati che vi ho indicato. E io vi sto indicando semplicemente quelli che riguardano un determinato filone di avvenimenti che hanno riguardato la nostra storia. E poi il discorso si allarga con i fatti che riguardano il terrorismo, i traffici di droghe, i traffici di armi, l'eversione, che sono tutti con lati oscuri. E allora noi ricordiamo, partecipiamo alle nostre evocazioni, però in primo luogo intanto ringraziamo chi a distanza di decenni da quei fatti si preoccupa di evidenziare come questo volume ci sottopone ai nostri occhi ciò che ancora oggi non è stato chiarito nella strage in particolare di Capaci e di Via D'Amelio. Questi sono i discorsi. Cioè, io posso rendermi conto che sotto un profilo formale ricordare le persone sia importante, ricordare i fatti per ciò che hanno significato, perciò ricordiamo non solo intanto loro, ricordiamo anche tutti i magistrati che dopo quei fatti sono corsi in Sicilia per cercare di dare il proprio contributo a scoprire la verità. E rendiamoci anche conto del fatto che a tutt'oggi ancora quella verità ancora non è stata scoperta del tutto, perché non sono non è il Carlo Palermo che già nel 92 in quel processo e in questo palazzo quando ero deputato sostenevo che vi erano pezzi di verità che non riguardavano la mafia negli avvenimenti del 92 e del 93. Oggi, a distanza di 20-25 anni, oggi non fa più meraviglia che anche la seconda carica dello Stato dica ci sono pezzi di verità che ancora devono essere scoperti. E che cosa vuol dire pezzi di verità? Vuol dire che fino ad oggi certe parti sono state occultate. E quali sono? Sono quelle della mafia o delle presenze esterne? Ciò a cui ci si riferisce sono le presenze esterne. Quindi significa che ad oggi per questi eventi che hanno riguardato un periodo traumatico della nostra storia, perché sono stati periodi significativi nei rapporti dell'Italia con altri paesi, certi equilibri sono stati realizzati in un modo, poi sono stati rotti e se ne sono cambiati, si sono trasformati in altri. È un periodo micidiale quello che vi ho indicato. E queste verità debbono venire a galla, rendendosi conto che la mafia non è un'organizzazione
che opera o ha operato ed opererà da sola. È come il voler esaminare un fenomeno guardando un cassetto e tenendo chiuso gli altri. In un cassetto ci mettiamo la mafia, in un cassetto ci mettiamo il terrorismo, l'eversione, il traffico di droga, il riciclato, ma la realtà, la vita è così? O è tutto incrociato? Ma lo stesso concetto di mafia, la definizione di mafia, il reato di mafia è gestione di potere attraverso l'intimidazione e l'omertà. È gestione di potere. E dov'è? E dov'è? Io ricordo i capi di imputazione nella strage di Capaci. Riguardavano l'ammazzamento. Ma dove sono gli affari? Dove sono? Dov'è la mafia? Ma gli affari con chi si fanno? Beh, la droga, le armi. Con il potere sono concesse. E allora rendiamoci conto che per poter vincere, combattere, sconfiggere questi fenomeni, e bisogna anche prendere in esame il fatto che accanto alla mafia ci stanno anche gli altri soggetti che rendono possibile lo svolgimento dell'attività da parte della mafia. E questi soggetti possono essere italiani, possono essere degli apparati, possono essere della politica, possono essere stranieri, perché la droga non viene fabbricata in Italia. Allora che cosa significa? Che ci stanno dei rapporti con chi? Beh, con quei mediorientali che evidentemente non è che sono finiti, perché c'erano prima, ci sono oggi e continuano ad esserci domani. Ma voi credete che ciò che è avvenuto anche oggi non sia una contribuzione di ciò che è il passato? È tutto collegato dal passato agli avvenimenti del 90, al mio, sono tutti la catena di un ingranaggio. Facciamo parte di una storia. E che cosa è stato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino? Beh, le loro morti sono state dei fari, perché ci hanno illuminato su periodi nei quali non è stato solo un fatto personale tra loro e la mafia quello che è avvenuto. Sono stati fatti che hanno cambiato l'Italia, e di questo noi ci dobbiamo rendere conto, affinché non si parli solo e semplicemente di questi fatti come ricordi, ma ci si voglia rendere conto che veramente ci dobbiamo impegnare a sbloccare questa situazione, in cui per interventi che io non posso considerare casuali ancora esistono occultamenti di Stato, perché sono così. Citazione a riflessioni che possono andare oltre quella che la verità storica fino ad oggi ci ha prospettato.